Ogni nuova GT3 manda in pensione la precedente e ogni vecchia GT3 continua a vivere di vita propria. E sarà sempre bella da guidare. La 992 però il salto di qualità è davvero netto e questo lo si deve ai tre pilastri del progetto. Prima di tutto il telaio, qui davanti ci sono i quadrilateri per la prima volta sulla 911, un retrotreno migliorato e una cura dimagrante per mantenere lo stesso rapporto peso-potenza della precedente generazione. C'è l'aerodinamica con tanta deportanza in più grazie a soluzioni prese direttamente dalle corse, il fondo, l'estrattore, ala posteriore regolabile, splitter e paraurti anteriore che generano downforce. E poi c'è il powertrain con il boxer 4 litri che è ancora più reattivo quando vai sul gas grazie al singolo corpo farfallato e il cambio PDK è ancora più veloce e più preciso, soprattutto in scalata. Senti il motore quando arrivi a 9000, è una roba che è imbarazzante. Guarda che cos'è precisa. In frenata adesso guarda, beccheggio zero. Ma come fanno a non venirti i brividi quando è lì a 9000? Traction controllo, senti lavorare soltanto se vai sul gas in uscita dalle curve strette, molto cattivo, lavora davvero poco, questo significa che il telaio è perfettamente bilanciato e che c'è un grip meccanico straordinario. Allora, ciao Paolo. Ciao Lorenzo, come va? Eccola, bene, bene. Bella, eh? Bellissima. Cominciamo a vedere i miglioramenti di aerodinamica e come al solito iniziamo dal davanti perché l'aria arriva dal davanti. Giustamente. Allora, qui l'ingresso ai radiatori è stato aumentato e soprattutto è stata aumentata l'uscita, cioè l'aria entra, raffredda i radiatori e poi esce andando verso l'alto. In questa deviazione, per forza d'inerzia, si crea la spinta verso il basso, la downforce basso, anteriore. Che siccome hanno aumentato i componenti dietro, devono bilanciare l'anteriore col posteriore e quindi hanno dovuto aumentare questo effetto. Però si sbilancerebbe, diciamo, sì, l'aerodinamica. Certo. Quando sentite in Formula 1 il pilota che dice ma la vettura non è bilanciata, che cosa vuol dire? Che o c'è troppa downforce dietro e quindi sottosterzante, o c'è troppa downforce davanti e quindi è sovrasterzante. Bisogna raggiungere il bilanciamento. E per avere un incremento di efficienza, cioè ridurre la resistenza, hanno aggiunto delle paratie verticali qua, davanti al pneumatico, regolabili, che scendono. Ovviamente si possono utilizzare solo in pista con l'asfalto che non abbia delle perturbazioni. Questo provoca un incremento di resistenza locale, ma a livello globale la resistenza è diminuita, quindi aumenta l'efficienza. Beh, qui hanno messo una signora ala, eh. Qua intanto i piloni li hanno messi dall'alto in maniera da avere il flusso di aria che scende aderente all'1.8 e poi va via di qua con la massimizzazione della componente orizzontale. E questo è importante perché la resistenza è uguale alla perdita di velocità dell'aria in orizzontale, per cui riuscendo qui a orizzontalizzare tutto guadagni in resistenza, che significa che hai guadagnato in efficienza, cioè il downforce che hai ottenuto l'hai pagato con meno, certo, con meno drag. E questa è una soluzione tipicamente da corsa, perché sì, tutte le vetture, sì, sì, GT hanno appunto, sì, l'ala sostenuta dall'alto, certo, e non, certo, con i piloni dal basso. Non solo, ma poi in questo punto aumenta un po' la pressione e qui ci sono le prese per andare a raffreddare il vano motore, quindi è più efficiente, perfetto, anche questa. È la prima volta che vedo una 911
con il diffusore, con un estrattore come si deve. Allora, il diffusore funziona secondo il principio del tubo di Venturi. Okay. Il tubo di Venturi è un tubo chiaramente senza fori, senza ingressi, con una sezione ristretta di ingresso e una sezione più ampia di uscita. Okay. Allora, qui il tubo di Venturi è realizzato. La parte in basso è l'asfalto. La parte superiore è il sottoscocca di tutta la vettura, che quindi deve essere maggiormente senza buchi, senza prese, eccetera. Che la sezione ampia è qui l'uscita, infatti vedi l'angolo di uscita, e la sezione ristretta più o meno si ottiene qua al livello dell'asse delle ruote posteriori. Ok, andiamo in officina che ci guardiamo bene allora il sottoscocca come è fatto. Perfetto, le sospensioni. E poi ci guardiamo le sospensioni. Qui parte sul davanti è tutta sigillata e qua vediamo le alette mobili che dicevamo, questa parte qua, vedete che qui c'è la vite, si regola, viene giù e scherma il pneumatico. Poi, punto importante, queste non sono solo prese di raffreddamento dei freni, ma guardate qua, questi sono anche i famosi vorticatori che creano una zona di depressione qui davanti proprio in corrispondenza dell'asse anteriore e quindi gli dà più tenuta. Continuando vediamo che qui, secondo il concetto del tubo di Venturi, è tutto carenato, tutto chiuso e arriviamo dietro dove finalmente si vede il diffusore. Ma non solo, il diffusore vedete che anche le alette, queste sono le alette verticali che servono a mantenere laminare tutto il flusso e che sono anche curvate secondo l'esperienza che viene dalla Formula 1. In particolare qui abbiamo la zona dei catalizzatori, il diffusore che è in carbonio in questa parte non copre vista la temperatura, ma questa zona non è molto importante agli effetti del diffusore perché comunque qui c'è tutta la turbolenza creata dalla ruota. Per cui questa parte di diffusore, così come la vediamo, è già sufficiente per creare una bella downforce. Adesso andiamo a vedere le sospensioni. Davanti è tutta nuova ed è una sospensione a quadrilatero basso con recupero di camber. Per capire bene cos'è il recupero di camber, qui vi ho dato uno schema. Questa è la vista dal davanti. Quindi guardando la macchina dal davanti, queste vedete le ruote anteriori. Le rosse vedete che sono chiuse dalla parte superiore e allargate di sotto perché sono ancorate a un triangolo superiore e a un triangolo inferiore. Il triangolo inferiore vedete che è molto più lungo di quello superiore, per cui la ruota esterna è la curva. Quando la macchina rolla, la ruota va su, la leva superiore che è più corta tira e quindi si ha questo recupero di camber. Importante perché? Perché si è visto che quando il pneumatico è perpendicolare all'asfalto, la zona di contatto pneumatico-asfalto ha una pressione specifica uniforme e questa è la condizione necessaria per avere il massimo del grip laterale. Allora, con questo tipo di sospensione, quando si entra in curva e la macchina comincia a rollare, il pneumatico, invece di seguire il rollio della macchina, vedete che recupera camber, si mantiene perpendicolare all'asfalto e quindi garantisce il massimo della forza laterale, che è quella che deve contrastare la forza centrifuga. Per cui ingresso in curva più diretto, più immediato e soprattutto una maggiore forza laterale, quindi minore sottosterzo. Ma dietro è rimasta sostanzialmente quella sua, solo che ne approfittiamo per capire bene il discorso delle quattro ruote sterzanti. Potendo sterzare con un motorino, qui i motorini sono indipendenti addirittura, potendo sterzare col motorino le ruote, tu non hai bisogno di dare angolo di assetto a tutto il body. Certo. Tieni il body praticamente, l'asse longitudinale della vettura è quasi parallelo al raggio della curva. Se di nuovo la velocità è molto bassa, non hai forza centrifuga, non hai bisogno di deriva, allora cosa fai? Le ruote posteriori le sterzi e quelle anteriori. E con questo riduci il raggio di curvatura, riduci il diametro di sterzata fra i muri. Certo. Che è una cosa comoda,
ma non è l'obiettivo principale delle quattro ruote, è un di cui, comodissimo in città, eccetera. Comodo in città se hai una sub di 5 metri, devi girare, però diciamo che su una Quando 23... invece aumenta la velocità e quindi nasce la forza centrifuga, hai bisogno della deriva dietro. E come fai? Adesso qui la muovi con il motorino e le ruote posteriori le muovi in maniera concorde con quelle anteriori. Uh-huh. A questo punto il body ti rimane parallelo alla tangente, alla curva nel suo baricentro. Non hai bisogno di assettare in maniera diversa. Sì. Il body rimane fermo e guidandola l'hai sentito che la macchina rimane ferma. Sì. Questo significa che nelle manovre ad esse non hai tutta l'inerzia del body che lo devi prima buttare da una parte e prima buttare dall'altra. Guadagni tantissimo in agilità. Certo, non hai più il culo fuori dalla traiettoria della curva e il muso dentro, ma c'hai la macchina che la longitudine della macchina è tangente alla tua Quindi traiettoria. È anche per questo che la sensazione che ti dà questa Porsche appunto è che l'asse anteriore e l'asse posteriore siano un unico elemento che lavora in armonia. Esatto. E grazie esatto. a questo anche. Bene, grazie. Ok, arrivederci.